vi annoierò troppo, state tranquilli, è finita la giornata, quasi. E, prima di cominciare, una velocissima introduzione, questo sono io. Quello è il mio handle di Twitter. Lavoro a Torino per Wilaika. Alcuni dei nostri progetti per WordPress li trovate, WordMove, WordPress, eccetera, che magari qualcuno ha già sentito, sul sito wpitools.it. Bene, velocissimo. Parliamo di debugging. Molto spesso, appunto, introducendo l'argomento si parla di istinto di debugging. Capita ogni tanto di ritrovarsi di fronte a un bug spaventosissimo, non si sa come affrontarlo e solitamente interviene nella sua risoluzione quello che chissà per quale motivo sa dove mettere le mani. Ha questo appunto istinto. Arriva il supereroe che ci salva, magari anche a cavallo di un animale mitologico. Solitamente sono visti così quelli che hanno l'istinto per il debugging. Ecco, ciao. Poi dipende da chi è, decidete voi, ma solitamente questa l'immagine che si dipinge di chi riesce a risolvere al volo il problema. Invece, quello che voglio dirvi è che non serve alcun istinto, sono un mito, come i unicorni, mentre questi supereroi non lo sono. Ma servono semplicemente degli strumenti. Essendo bug, io ho voluto usare la metafora dell'entomologia. E quindi come un qualsiasi entomologo bisogna avere gli strumenti per analizzare, classificare, osservare i nostri bug. Quindi in realtà non ci serve un istinto per il debug, non è necessario sviluppare un istinto, ma semplicemente saper individuare i giusti strumenti e avere una certa esperienza. Quindi, dimentichiamoci supereroi, unicorni e altre figure inesistenti. Non serve istinto, ma solo esperienza e strumenti. E come poi comunque siamo programmatori, quindi io prima di cominciare ho provato a immaginare come impostare questo discorso. La prima parte è su un pattern. Quale flow, in che modo arrivare dall'individuazione alla risoluzione del bug. Una delle primissime esigenze che abbiamo è molto spesso prima di tutto di riuscire a contenere un bug. In alcuni casi, piuttosto che arrivare subito alla soluzione, ci conviene trovare gli strumenti per riuscire a contenerlo. L'altra cosa che dovremmo fare è, prima di tutto, lavorare esclusivamente con i fatti. Questo può sembrare un po' troppo teorico, però vedremo poi nella risoluzione di alcuni bug specifici che i fatti sono la nostra base per la risoluzione. E poi, quello da si partirà sempre e osservarli per distinguerli. Questa, appunto, io ho usato la metafora dell'entomologia, perché sono bug. Come farebbe un entomologo? Parte prima di tutto dall'osservazione. Ha delle ali, ha delle antenne, quante zampe ha, insomma, attributi riconoscibili, perché in base alla tipologia di bug, ci sono strategie differenti per affrontarlo. Quindi l'altro passo che faremo è appunto isolarlo, prima di tutto, riuscire a riprodurlo e poi ovviamente sistemarlo.
Quindi il pattern che utilizzeremo sarà proprio questo, osservare, scegliere gli strumenti, le strategie dopo averlo classificato per affrontarlo e riuscire a sistemarlo. Fine. E adesso entriamo nel vivo. Io qua, appunto, sfruttando questo pattern ho individuato una tassonomia vera e propria, una classificazione di bug. Sicuramente molti di voi lo sanno, esiste davvero questa tassonomia, hanno dei nomi specifici e utilizzeremo proprio quel pattern. Il primo bug è forse quello più comune. E ha queste caratteristiche principali che riusciamo ad osservare. Voi sapete che questo, il bug, se osservate un bug che vi sembra limitato ad una parte specifica, è tendenzialmente riuscito a riprodurre. Da sviluppatori magari abbiamo, anzi sicuramente abbiamo degli ambienti distinti. Un bug che si presenta in produzione, lo provo in sviluppo e riesco a riprodurlo. E riesco ad individuare subito qual è l'area colpita da quel bug. Ecco, se vi capita questo, questo è un bore bug. Il bore bug fa riferimento al modello atomico di Bohr. Tutti questi bug hanno un nome che deriva dal mondo della fisica. È il modello atomico di Bohr in particolare perché ha queste caratteristiche, deterministico. In determinate condizioni questo bug si presenta ed è facilmente riproducibile. Dove vive questo bug? Questo bug vive nel nostro codice, vive e si riproduce all'interno del codice, soprattutto magari in funzionalità complesse. Ovviamente non è l'errore di un typo nel codice, ho dimenticato un punto e virgola, ho dimenticato di chiudere una parentesi, non è tanto quello è un errore di sintassi. Ma questo è uno di quei bug che non appare subito, ma appunto riusciamo a capire subito dove si trova, e che di solito si nasconde in funzioni un po' complesse. Voi immaginate magari una catena complessa di condizioni, di if, else, if, else, e non so, accade quella cosa che lo fa finire chissà dove, in questa catena, che sfugge al nostro controllo. Quali strumenti utilizziamo per affrontare questo bug? Appunto perché abbiamo bisogno della riproducibilità, Factory, cioè qualcosa che sia in grado di crearci oggetti, set di dati con determinate caratteristiche, delle fixtures, cioè anche qui parliamo di dati, ma soprattutto di condizioni, ecco, della nostra applicazione. E poi test in locale, prima di tutto, nel nostro ambiente di sviluppo. Non sono ancora arrivato a dirvi di scrivere test automatici, ma lo faccio nella slide dopo. Scusate l'anticipazione. Ma questi sono gli strumenti, ok, mettiamo in campo questi per affrontare il bug, l'abbiamo individuato. A questo punto dobbiamo riprodurlo e poi risolverlo. Come facciamo? Tentiamo di replicare con le fixture, le factory, le stesse condizioni in locale, in modo da costruire i nostri test automatici con quelle condizioni. Quindi, io non so voi cosa utilizzate, ma immagino che tutti utilizziate
utilizzano dei testi, scrivono dei testi, che sia PHP, Unit o chissà cos'altro. Scrivere la soluzione più semplice possibile, più veloce possibile per risolverlo. Abbiamo poi i test che verificano che sia risolto. E poi l'altro consiglio che mi sento di darvi è successivamente fare un refactoring. Perché non è solo la buona prassi, in generale del TDD, ma in questo caso è proprio il motivo per cui si è presentato il Borbang. Perché il codice in quel punto era troppo contorto. E quindi lì abbiamo fatto nascere il nostro bug. Quindi risolviamo la soluzione, abbiamo scritto i test, abbiamo la condizione in cui questo bug si genera e quindi possiamo benissimo permetterci di fare refactoring per renderlo più leggibile e mantenibile. Questo era il primo. Possiamo dire di aver sistemato. In questa sequenza di bug mi sento di dire di averli ordinati secondo un criterio, quello del via via sempre più spaventoso. A un certo punto qualcuno ricorderà momenti peggiori, i momenti peggiori della sua vita da sviluppatore. Quindi, se volete che mi fermi, secondo bug, attributi osservabili. Questo è un po' più complesso da comprendere. Però è quando c'è qualcosa che ci fa capire che un pezzo del nostro sito che ha sempre funzionato, adesso non funziona più, però aspetta, ma ha mai funzionato? Ci chiediamo. Eppure sembra funzionare. Quando vi trovate in queste soluzioni, voi vi chiedete, ma questa cosa ha mai funzionato? Quando ha smesso di funzionare? Ma come funziona? Ecco, in questo caso c'è il Schrödinger. L'insetto in questo caso è un insetto foglia, perché è proprio uno di quei bug che finché non osservate bene, non riuscite a capire che non è un pezzo della pianta, ma è un foglio, cioè è un insetto, non è una foglia. E gli Schrödinger sono proprio questo, un qualcosa che dovrebbe funzionare, ma non sappiamo esattamente se stia funzionando o meno. Diciamo che gli Schrödinger sono pezzi di codice che pretendono di essere codice funzionante e che riusciamo ad individuarli come bug, proprio come questo insetto, solo quando li osserviamo direttamente. Altrimenti sono un pezzo del nostro codice che funziona perfettamente. E ce ne sono di due tipi. Quando ce ne rendiamo conto, riusciamo ad osservarlo, possiamo distinguerne di due tipi. Uno che si manifesta così, un bug su codice che non ha mai funzionato. E un altro invece bug su codice che funziona in modo diverso da come ci aspettiamo. Vi faccio un esempio. Immaginate di avere il vostro front-end con un forum che ha magari una validazione JavaScript, ha la submission anche via JavaScript. Voi fate i vostri test, cosiddetti test del povero uomo, cioè provate direttamente, compilate il form, vedete che le validazioni passano, scrivete un'email sbagliata, esce scritto l'email non è valida, cliccate su OK, messaggio, form inviato con successo. Perfetto. Funziona. Poi, arrivate a un certo punto, non so, magari dopo un mese che il sito è su, vi rendete conto che sul database non c'è niente. Perché il codice apparentemente funziona, però non vi siete mai
preoccupati nella scrittura del codice. Come, per come ve l'ho descritto, sembra una roba funzionante. E quando leggete il codice è funzionante descrivendo questo flusso, però nessuno verifica mai la risposta del server quando gli inviate il form. Magari non è mai stato inviato nulla. L'altro, che magari funziona in modo diverso da quello che vi aspettate, immaginiamo sempre una classica submission in form, che però ha bisogno magari di una univocità dall'altra parte, e voi cliccate e vi dice. Un e-commerce, un qualcosa, una registrazione che ha come campo univoco il vostro nome e cognome. Decidete voi. Ogni volta che cliccate vi dice utente già registrato. Attenzione, perché? Anche qui, dov'è lo shredding bug? Perché magari da qualche parte, ogni volta che cliccate su quel bottone, il form viene mandato 4, 5, 10 volte. C'è qualcosa che innesca un loop. Certo, la prima risposta era valida, le altre 9 no. Ok. Quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare per individuarli e quindi poi successivamente per provare a risolverli? Beh, prima di tutto i log. Log delle applicazioni, per sapere davvero che cosa sta succedendo dall'altra parte, sia nel primo che nel secondo caso. Noi ci aspettiamo che il nostro server riceva una chiamata POST, nei log non ce n'è traccia. Noi ci aspettiamo che il form dell'utente venga creato e troviamo 10 chiamate. Ok? L'altro strumento utile per chi, anzi per noi che utilizziamo sicuramente strumenti di versioning, è ad esempio il bisect di Git. Non ho scritto git bisect perché immagino che anche gli altri strumenti di versioning abbiano questo concetto, però non li conosco. E ci aiuta, non so se l'avete mai utilizzato, ci aiuta ad individuare il punto in cui abbiamo introdotto il bug. Perché magari una volta funzionerà. Ok, come affrontarlo questo bug? Adesso che sappiamo che c'è, sappiamo le condizioni in cui si manifesta, non c'è alcuna chiamata al server, oppure ce ne sono tante, eccetera, eccetera, negli esempi che ho fatto, proviamo a riprodurre localmente nei test quella condizione. Questo bug è riproducibile come board bug. La sua caratteristica è che non è così facilmente riproducibile, per questo mi ha dovuto mettere in mezzo altri strumenti. Se non riusciamo a fare questa cosa, aggiungiamo log che ci aiutino. Tentiamo di individuare davvero nel nostro codice dove si rompe, che cosa prende una direzione inaspettata. Cerchiamo, appunto, io citavo il bisect, dove abbiamo introdotto questo bug e poi scriviamo i test a quel punto e possiamo sistemarlo. Direi che a questo punto anche io lo shredding bug dal paradosso di Schrödinger si può considerare risolto. Ma adesso cominciamo nella parte un po' più dolorosa. Il prossimo bug ha una caratteristica strana, sembra che non sia causato da determinate condizioni. Sembra addirittura che ogni volta che lo si tenta di isolare sparisca. A qualcuno è mai capitata una cosa simile? Qualcuno annuisce, sorride. Vuol dire che l'hai superato. Facciamogli tutti l'applauso, per favore. Grazie.
Ecco, questo è forse uno dei più famosi, è uno dei più famosi bug estremamente problematici, l'Eisenbug. L'Eisenbug fa riferimento ad Heisenberg, al paradosso di Heisenberg, no, non è il paradosso. In fisica quantistica lui diceva che osservare un fenomeno altera il fenomeno. In questo caso c'è una farfalla, molte farfalle tendono hanno sviluppato strumenti per mimetizzarsi. Appunto, non sono riuscito a trovare una farfalla che avesse occhi in modo da fingere di essere un rapace, però è quello. Appunto, dicevo, l'Heisenbug sembra non deterministico e sparisce quando lo si osserva. Oppure si comporta magari in modo diverso, o si manifesta in punti diversi. Dove vive? Nel codice. Il motivo per cui non riusciamo ad acchiapparlo è che molto spesso gli strumenti che usiamo per fare debugging, anzi tutti gli strumenti che usiamo per fare debugging, in qualche modo influiscono sull'esecuzione del codice. Anche solo, banalmente, sul timing. L'altro punto in cui può vivere, però, non è solo nel codice, ma è nei dati. Ed è il motivo per cui magari la vostra applicazione funziona, la portata in produzione si rompe. Perché quando proviamo la nostra applicazione in sviluppo, comunque abbiamo sempre dei dati finti, ridotti, comunque costruiti apposta per provare la nostra applicazione nel modo più veloce possibile in sviluppo. Questo è difficile da individuare. Quali strumenti possiamo utilizzare? Qua bisogna, ecco, appunto perché non, ci sembra che non si manifesti mai nello stesso punto, bisogna salire ancora di più di livello. In base al tipo di Heisenbug, ci possono servire magari degli strumenti che facciano profiling, cioè qualcosa che ci dica, quali sono le condizioni della nostra applicazione nel momento in cui si è rotta? I processi, la quantità di memoria utilizzata. Oppure un'altra cosa che secondo me, perfetto, 10 minuti, credo un'altra cosa che secondo me è utilissima, soprattutto, ecco, il profiling serve soprattutto quando il bug è nei dati. Quando invece il bug è nei codici, una cosa utilissima è magari un flame graph. Cioè, non so se l'avete mai visto, è questa roba che individua, costruendo questo grafico che sembrano delle fiamme, ecco, il tempo di esecuzione di ogni piccolo pezzo di codice. Se voi costruite un flame graph in sviluppo, avrete una certa forma. Magari in produzione, nel momento in cui si manifesta il bug, troverete che in questo punto questa barrettina un po' più piccola è magari diventata gigantesca. E quindi ha occupato tutte le risorse delle macchine, e quindi a un certo punto qualcosa si è rotto e si è spaccata l'indicazione. Però siamo riusciti a scendere da qua, a qua, in questo caso per come è orientato il suo grafico, a salire. Però nel codice siamo riusciti a scendere fino alla singola funzione. Ok, quindi per risolverlo, come facciamo? Individuiamo i punti in cui c'è uno strozzamento. Un esempio è magari davvero una cosa che mi è successa. Immaginate di dover gestire migliaia di pagamenti. Tutti nel giro di poco tempo, nella vostra applicazione quando scrivete i test abbondate, magari ne fate 50, 100, tanto avete le factory. Non arriverete mai però al volume necessario
della produzione. E a un certo punto questi pagamenti devono consolidarsi, produrre una fattura, e lì ti rendi conto che c'è un problema nel mole di dati, che il tuo codice a un certo punto non riesce a gestire magari tutto quel pezzo, perché stai infilando in memoria troppa roba contemporaneamente, perché ci sono problemi di concorrenza. Chi lo sa? Poi a ognuno gli interventi specifici. Quindi profiling per trovarlo. Usiamo quando capita dei dati più reali possibili. Magari prendendo un pezzo di quelli che abbiamo in produzione. Quindi a questo punto siamo riusciti a capire dov'è, riproduciamo la condizione per riuscire a farlo fallire anche in sviluppo e possiamo trattarlo da questo punto in poi come un bug. Abbiamo le condizioni in cui si manifesta, possiamo risolverlo. Ok, ASM bug sistemato. Magari per fare questi passaggi poi ci vanno mesi, chi lo sa, però a un certo punto si arriva alla soluzione. Ok, l'ultimo, ce la faccio, benissimo. L'ultimo è terribile, sono convinto che sia capitato a tutti, ed è il bug in cui l'attributo osservabile è questo: tutto è rotto, non funziona niente, ma proprio niente, non solo il sito. Andate a guardare, provate a connettervi al database, vi dice che non potete connettervi al database. Vi connettete alla macchina, magari a fatica, e guardate i log sono completamente vuoti, non sta più scrivendo niente, tutto si è rotto. Mi chiedete, com'è possibile che io abbia scritto quella riga di codice che ha spaccato tutto? Eppure sono cose che capitano. Sono davvero convinto, se non vi è mai capitato, vi capiterà. Purtroppo. Questo si chiama Mandelbug, da Mandelbrot, che scrisse questa funzione, quella che genera, che poi tradotta in computer grafica, genera il disegno dei frontali. Quindi è una piccola funzione che è in grado di generare un'immagine infinita. E appunto sembra assolutamente casuale, perché non è possibile che abbia scritto una riga di codice che ha spaccato tutto, dal sito alla macchina, e che si riproduca ad una velocità infinita. Io ho spaccato la mia vista sul sito e man mano, come è possibile che questo piccolo bug abbia rotto tutto quanto? E questo appunto era con questa funzione di Mandelbrot, si genera il frontale. Dove vive? Vive nel sistema operativo, nella macchina. Non vive nel nostro codice, questo tipo di errore. State tranquilli, non è possibile che spacchiate tutto. Il vostro codice al massimo spacca il processo in cui è in esecuzione. Tendenzialmente, soprattutto perché lavoriamo con tecnologie web, è proprio ecco. Magari se si è rotto qualcosa grazie alla vostra pagina web, non è grazie al vostro bug, perché qualcuno è riuscito a passare da lì per arrivare alla macchina. Strumenti: tutti gli strumenti vi possono servire per monitorare, visto che vive nel server. Per monitorare il server. E poi io ti faccio questo esempio, per questo dico succederà a tutti. Ho messo uno strumento molto specifico, perché è quello che succede nel 99% dei casi quando si manifesta questo bug, è che il disco è pieno. Il disco è pieno, non si può più fare nulla, non può più scrivere in nessuna parte del sistema. Neanche mezza riga di log, e questo uccide tutto. Non c'è più nessun processo che riesce a prendersi un pezzettino in più. È pieno. Lo strumento è, se riuscite ancora ad entrare nel server, perché molto spesso non si può più neanche entrare, df-h.
spazio occupato 100%, spazio libero 0%, è lui. Ed è la cosa più comune. Ok, anche per questo, per risolvere questo bug, non si può fare nulla anticipatamente, ma è un lavoro di monitoraggio. In questo caso dobbiamo davvero stare attenti a capire come sta andando la situazione. Dobbiamo accedere al server e poi fare le cose che si mettono in campo solitamente per prevenire o per risolvere. Scusate, ho schiacciato troppo. Riavviare, uccidere i processi oppure fare un log rotate, ad esempio. Che è la prima cosa che si fa per prevenire questo tipo di problemi. Benissimo, 2 minuti, ci siamo. Quindi anche il malware bug è sistemato. Per concludere, un piccolo recap: ce ne sono tanti di bug. Ho scelto quelli che secondo me sono più comuni. Scoprendo appunto che esiste una vera classificazione. Ma il punto è questo: per affrontarli come si fa? Partiamo dall'osservazione, classifichiamoli. Quando abbiamo capito quale tipo di bug è, proviamo a riprodurli, isolarli, tentiamo di riportare la manifestazione del bug in un ambiente deterministico. Scriviamo test e sistemiamolo. Ripeto, scriviamo test. Scrivere test. Non testare, amante. E poi, soprattutto, ognuno si costruisca in base alla cosa su cui sta lavorando il proprio kit di strumenti. Perché tanto nessuno al mondo ha l'istinto del debugging, ma si possono avere semplicemente gli strumenti giusti e l'esperienza. Grazie.